Buongiorno a tutti, siamo collegati con Gianna Fregonara e Orsola Riva. Loro sono due giornaliste, due firme importanti di una testata altrettanto importante che è il Corriere della Sera. E parliamo con loro due perché loro di recente hanno pubblicato un libro di grande interesse che si intitola Non sparate sulla scuola. Tutto quello che non vi dicono sulla istruzione in Italia. Ecco, il titolo è accattivante, io me lo sono letto e devo dire che è di grande interesse perché è davvero una grande inchiesta sui problemi che oggi ci sono dentro la scuola. Nell'arco degli ultimi 20 anni la popolazione scolastica italiana è drasticamente diminuita e le previsioni sono ancora peggio. Ecco, come mai secondo voi non c'è questo grande interesse verso il problema? O meglio, a me sembra che non ci sia interesse, però magari voi potete smentire. Voi, Gianna, vuoi aprire tu? Sì, intanto grazie per questa opportunità. Per noi questo del calo demografico e del fatto che non ci si occupi di come sarà la scuola nei prossimi 10 anni, quando avremo addirittura, secondo insomma, le stime che si fanno, 1 milione di studenti in meno, che è una cifra enorme, si passerà dai 7 milioni e 3 attuali ai circa 6 milioni e 3, è un caso vero e proprio di miopia. Non se ne parla, secondo noi, colpevolmente, perché è un tema molto delicato, un tema che naturalmente richiederebbe come dire, di avere una visione di lungo periodo e di avere soprattutto l'idea di una riforma, una riforma che vuol dire cambiare la scuola, magari cambiare anche la didattica. Questo naturalmente porta a una serie di problemi, di anche, come dire, di contrasti che possono esserci a partire, per esempio, da cosa dovranno fare gli insegnanti, da come dovranno essere preparati e da quanti anche dovranno essere. Quindi questo come, per esempio, per fare un esempio di quello che può essere una prima criticità che fa in modo che, diciamo, si preferisca. Questo purtroppo è successo già almeno negli ultimi 10 anni, se non di più, fare delle correzioni un po' qui e ora al sistema attuale, senza veramente immaginarsi la scuola tra 10 anni. Poi sappiamo che le riforme anche per andare a regime nel mondo scolastico ci mettono un bel po' di tempo. Quindi noi questo è uno dei temi che solleviamo e ci piacerebbe che si trovasse su questo un accordo anche, come dire, non soltanto di governo, ma che diciamo la politica, i decisori, tutti, ma è anche comunque i sindacati, le fondazioni, chiunque ha interesse alla scuola dovrebbe, a nostro avviso, proprio parlare di questo. Senti Orsola, l'ultimo tentativo di una riforma complessiva del sistema scolastico risale alla fine degli anni 90 con la riforma dei cicli di Berlinguer che sappiamo come andò a finire, cioè non venne mai attuata perché con il cambio di governo venne proprio cancellata la legge di Berlinguer. In questi 20 anni, appunto, come diceva Gianna, ci sono stati molti tentativi, nessuno è andato in porto. Questo governo sembra intenzionato a fare una grande riforma del sistema, ma tu come la vedi? Cosa ne pensi? Allora, due cose mi sento di dire. La prima è che forse bisognerebbe cambiare, come si dice oggi, la narrazione e evitare di parlare di riforma dei cicli, perché si è capito che è una cosa impossibile. Quindi non diciamolo proprio, diciamo vietiamoci di parlare di riforma dei cicli. E io proporrei un modo diverso per dire più o meno la stessa cosa, che è rendiamo effettivo l'innalzamento dell'obbligo scolastico, che ormai risale a tanto tempo fa, per cui la scuola non finisce più come ai nostri tempi con la terza media, ma si presume che uno finisca 2 anni dopo, quindi che faccia almeno un biennio successivo. Ecco, perché dico questa cosa? Perché in realtà già qui c'è qualcosa che non funziona nel sistema attuale. Perché tu per obbligo devi fare 2 anni di superiori, ma per avere un titolo di studio devi averne almeno fatti altri tre, non due. Col risultato che molti, quando
esauriscono l'obbligo scolastico, mollano la scuola senza un pezzo di carta in mano. E questo è un primo problema che secondo me andrebbe affrontato e la cui soluzione non è difficile. Ma più radicalmente, dire rendere effettivo l'obbligo scolastico significa dire fare in modo che questo biennio che noi abbiamo aggiunto di studio diventi un biennio, se non comune, comunque sostanziato con, almeno sulle competenze di base, delle materie, un nocciolo duro, uno zoccolo duro di materie forti e importanti. Parlo della capacità, diciamo, logico-matematica e di quella linguistica principalmente, che sia garantito qualunque sia l'indirizzo che tu prendi dopo le medie. Si tratti del liceo, che adesso è super gettonato, vogliono fare tutti, oppure dell'istituto tecnico o anche del professionale. Sentite, forse c'è anche un po' una questione da evidenziare. Per fare una riforma della scuola che regga, ci vuole anche una forte condivisione a livello politico, cioè non si può fare una riforma fatta, proposta dalla maggioranza contro l'opposizione o contro le organizzazioni sindacali o ancora di più contro il mondo della scuola, perché poi al cambio di maggioranza c'è il rischio che di nuovo tutto cambi. Quindi, quanto è importante la condivisione nelle riforme? È molto importante ed è quello che è mancato e probabilmente è stato il male delle riforme, almeno le ultime, degli ultimi appunto, tu citavi prima quella di Berlinguer, quindi noi se guardiamo, cioè la storia recente della scuola è una storia di tutte le riforme mancate, poi si può discutere bene, male, quello che si vuole, ma ad ogni cambio di governo la riforma appena approvata, l'ultimo esempio anche la buona scuola, ci sono intere parti che diciamo la stessa maggioranza che le aveva approvate, e poi le ha uccise in culla. E quindi tutto questo è tutto tempo, purtroppo tutto tempo perso. Va detto che il modello a scuola è un mondo abbastanza conservatore, quindi le riforme, forse, ecco, anche a procedere per, come dire, con una visione di lungo periodo, ma per gradi, effettivamente, farla condividere può essere sicuramente anche una via, diciamo, magari per riuscire a fare meglio, cioè comunque ad arrivare in fondo al percorso. Certo, ci vogliono tempi lunghi, distesi, quindi questo effettivamente, se si abbandonasse un po', diciamo, come dire, l'approccio ideologico che c'è stato fin qua su alcuni temi della scuola, sicuramente si potrebbe fare molto, molto meglio e condividere molto di più. Però, insomma, è un percorso arduo. Riusciremo nei prossimi anni a migliorare i nostri interventi su un altro tema che è assolutamente fondamentale, quello della dispersione e dell'abbandono scolastico. Qual è la vostra sensazione? Cosa dite su questo tema nel vostro libro? Sulla dispersione è fondamentale la tempestività, cioè che si intervenga quando iniziano a mostrarsi le prime difficoltà. E grazie anche all'INVALSI, che per carità ha molti limiti, no? È evidente che non fotografa, non mette a fuoco perfettamente la situazione di un singolo studente, però serve a darti la temperatura della scuola nelle sue varie declinazioni e anche evidenziando le differenze tra una regione e l'altra, tra i centri e le periferie, tra un tipo di scuola e un altro. Ecco, grazie all'INVALSI possiamo vedere che le prime difficoltà già si vedono alla fine della scuola elementare. Si amplificano drammaticamente nel percorso, nel breve e irrisolto percorso della scuola media, e una volta arrivati alle superiori, in qualche modo sono già calcificate. La scelta stessa poi del cammino da fare dopo le medie, cioè se fare un liceo, se fare l'istituto tecnico o il professionale, in genere viene anche appoggiata dai professori alla fine del percorso della terza media, in qualche modo registrando e dando per
ormai acquisite le diverse velocità degli studenti. Ecco, noi pensiamo che bisognerebbe invece intervenire subito, che vuol dire già alle elementari, ma soprattutto in quel tratto di strada perigliosissimo che è la scuola media. A proposito della scuola media, forse c'è da dire che una operazione che andrebbe fatta sulla scuola media o secondaria di primo grado, come ora si dice, c'è anche quella dell'orario, perché l'orario nella secondaria di primo grado è davvero una cosa un po' drammatica. Cosa ne dici, Orso? Il tempo, che è, come sappiamo, di 30 ore alla settimana, però compattate, più che compattate, non so come dire, premute, compresse, spinte sotto vuoto quasi, spinto, dalle 8 alle 2, che è un orario insensato. Primo perché alla quarta, quinta, sesta ora i ragazzi vedono, insomma, hanno le visioni, non ascoltano più, hanno le visioni. Secondo, perché li molli a casa alle 2:30, 3 del pomeriggio da soli con i compiti e lì esplodono le differenze tra chi può contare su una famiglia che li appoggia, li aiuta, lo sostiene nel doposcuola e chi no. Abbiamo parlato di problemi di sistema, di macro problemi. Veniamo a problemi apparentemente più piccoli, ma forse no. Voi nel vostro libro dite anche una cosa molto interessante. Oggi gli studenti, soprattutto nella scuola superiore, nella secondaria di secondo grado, non si sentono molto ascoltati. Cioè, e avrebbero invece bisogno di ben altro, cioè avrebbero bisogno certamente di imparare meglio la matematica, l'italiano, le scienze, l'inglese, però forse avrebbero bisogno anche di più ascolto. Gianna, perché voi vi siete fatte questa convinzione che gli studenti hanno bisogno di essere ascoltati? Intanto perché ormai oggi anche insomma, nella pedagogia l'idea è che ci vuole un approccio complessivo all'istruzione e all'imparare in generale, che uno studente che sta bene, che sta bene e che sta bene a scuola impara molto meglio, questa ormai insomma, diciamo, è una modalità di uno studente che invece è problematico, non va a scuola volentieri e quindi ha un atteggiamento di contrasto nei confronti della scuola. Quindi questo già è un primo tema, quindi chi dice ah vabbè basta un po' di durezza, studino così, insomma è un po' semplicistico, diciamo sono stati fatti nel tempo tanti passi avanti fortunatamente su questo, in fatto di appunto di psicologia e pedagogia, quindi questo va tenuto presente, questo approccio. L'anno scorso dopo il Covid c'è stata questa lettera dei studenti del Berché che hanno chiesto ai loro insegnanti non di essere promossi tout court così, ma che ci fosse un'attenzione a loro, a come stavano, a loro ritornare a scuola, ai loro problemi, anche appunto non soltanto problemi di rendimento, perché molti studenti avevano abbandonato per stress dopo il Covid. E questa lettera, che è una lettera, va bene, che è anche rivendicativa, è bella perché insomma sono studenti giovani, ma è una lettera piena di amore per la scuola, cioè loro di fronte a questo problema non è che vanno dai genitori, non vanno dallo psicologo, non vanno su internet, forse anche, ma lo chiedono alla scuola e questo è un segnale che non può non essere colto. E tra l'altro questa lettera ha avuto un successo incredibile, non è stata la lettera di un gruppo di studenti milanesi, è stata condivisa appunto su internet e ha preso le firme di studenti, dei collettivi, dei consigli d'istituto, delle rappresentanti naturalmente degli studenti di scuole di tutta Italia. Allora, se ancora loro pensano diciamo, che nonostante tutto, nonostante abbiamo chiuso le scuole per il Covid, eccetera, sia la scuola, insomma, il posto dove andare come dire, a portare i loro problemi, beh, insomma, non può essere sottovalutato, non deve essere sottovalutato, una ricchezza pazzesca. Senti Orsola, però per poter ottenere questo risultato, cioè per poter fare in modo che gli studenti siano adeguatamente ascoltati, ci vogliono anche forse insegnanti adeguatamente preparati a fare questo lavoro.
Oggi gli insegnanti, soprattutto nella secondaria di secondo grado, sono certamente molto competenti in matematica e in scienze, a seconda della materia che insegnano, ma forse un po' meno competenti dal punto di vista della gestione delle relazioni. Quindi c'è un problema anche di formazione iniziale, di formazione in itinere degli insegnanti, è così? Assolutamente sì, mentre per le maestre della scuola materna e della primaria, cioè delle quelli che una volta erano l'asilo e l'elementare, da ormai più di 20 anni esiste una laurea specifica che si chiama Scienze della Formazione, una laurea magistrale che prevede, oltre che gli insegnamenti disciplinari, anche tutta una serie di insegnamenti di carattere psicopedagogico e didattico per gli insegnanti delle medie e delle superiori, qualcosa del genere semplicemente non esiste. È vero che da sempre ci si forma anche grazie al tirocinio, all'esperienza, come dire, di fianco a un insegnante, più anziano ed esperto. Però tutto questo è un po' empirico e soprattutto direi che quello che manca è un sistema di formazione iniziale e anche in itinere uguale per tutti, perché Certo. in questi ultimi 20 anni si è visto di tutto, anche cose che funzionavano abbastanza bene, se non molto bene, come per esempio le SIS, le scuole di specializzazione, no? Che prevedevano un percorso post laurea di 2 anni con un test iniziale anche molto selettivo. Poi ci sono stati i TFA, no? I tirocini formativi attivi, che poi a un certo punto sono stati sospesi, anche quello un anno di formazione post universitaria. Adesso il punto di atterraggio a cui si è arrivati con questo governo sono, si dice, 60 CFU, no? 60 crediti formativi universitari, che però invece di essere stati pensati come un percorso strutturato, possono essere presi vuoi dopo la laurea, vuoi negli ultimi 2 anni, cioè nei 2 anni di magistrale, così un po' a spizzichi e bocconi. Una parte si può fare anche online, 20 sono di tirocinio, cioè manca secondo me organicità, manca soprattutto da parte di chi volesse fare l'insegnante la certezza del percorso. Sentite, siamo in chiusura. Torniamo sul titolo del vostro libro, Non sparate sulla scuola. Ma chi è che oggi spara sulla scuola? Gianna, il responsabile principale delle sparatorie, chi è secondo te? No, allora sono tanti. Da noi, notiamo, noi abbiamo pensato a questo titolo, che è anche un po' provocatorio, ovviamente, perché pensiamo che oggi sentiamo che c'è un po' questo atteggiamento di ma la scuola non funziona, ma gli studenti non sono preparati, ma guarda che asini, ma guarda, poi gli insegnanti lavorano poco, gli studenti vanno a scuola poco, no? C'è sempre questo ai miei tempi, invece, una certa nostalgia che noi abbiamo cercato, abbiamo detto, ma andiamo a vedere se effettivamente la scuola sta in queste condizioni. Siamo andati un po' a andate un po' a cercare un po' di dati e abbiamo intanto scoperto che intanto a scuola gli studenti italiani sono quelli che vanno il maggior numero di giorni, no? 200 giorni, perché l'anno sia valido, solo la Danimarca va tanti giorni. Negli altri paesi, insomma, si va un po' europei, stiamo parlando, quindi comparabili con il nostro, si va. Gli insegnanti, insomma, lavorano poco, c'è cioè chi lavora, sappiamo, il minimo indispensabile, ma ce ne sono tantissimi che lavorano molto di più. Il tema diciamo, degli insegnanti è che c'è tutta una parte di lavoro che non è in qualche modo misurabile secondo i canoni, diciamo, no, dell'orario di lavoro, ma nel momento in cui appunto si fa un po' sorridere oggi che si parla di smart working, di progetti per tutti gli altri tipi di lavoro, e qua se non so. Quindi questo è un altro tema che è un po', diciamo, è frutto di pregiudizi. E poi siamo andati anche a vedere, ma è vero che la scuola di un tempo era una scuola migliore di quella di oggi? E la nostra risposta è no.
Nel senso che un tempo, intanto, ma un tempo non 100 anni fa, un tempo, cioè quando noi sceglievamo di andare alle scuole superiori, noi che siamo ancora nel pieno della nostra attività lavorativa oggi, la metà degli studenti non andava alle superiori, cioè finiva con la terza media, una cosa che oggi fortunatamente non è più così e comunque diciamo che sarebbe impensabile. Alla laurea negli anni 70 arrivava il 2% della popolazione, cioè nessuno. È ovvio che quel 2% che arrivava era anche un 2% totalmente, insomma, d'élite. Oggi ci arriva il 27, 28, adesso vediamo quali sono i dati di quest'anno, che noi giudichiamo che è troppo poco, quindi ma stiamo parlando di misure che non sono neanche appunto di quantità che non sono neanche misurabili, cioè dal 2% al quasi il 30%, questo per dire. Gli insegnanti sono laureati, è un tempo c'erano le magistrali, quindi sono più preparati, non abbastanza, diceva prima Orso. Ecco, il tema è, quindi la scuola è migliorata nel tempo, non è migliorata abbastanza, forse non è, abbiamo detto prima delle riforme mancate, abbiamo detto del fatto che il mondo è cambiato in modo così veloce e ci trova, come dire, impreparati un po' su tutto e quindi chiaramente anche nella scuola. Quindi per noi l'idea è che intanto non si spara su quello dove siamo arrivati fin qui. È troppo poco, certo, però qualcosa è qualcosa. Ed è da qui che bisogna partire perché ci sono tantissime esperienze, noi alcune le abbiamo raccontate come esempio, ci sono tantissimi semi che potrebbero germogliare nella scuola, ci sono tantissime innovazioni didattiche che sono state fatte, non sono diventate sistema, come non sono diventate sistema le sperimentazioni di quella fantastica stagione che c'è stata negli anni 70, che poi si sono totalmente perse. Ecco, non bisogna ripetere lo stesso errore, è stato già fatto una volta. Quello che a noi sembrerebbe è che tutti questi queste innovazioni nella didattica, negli spazi, adesso ci sono i soldi anche del PNRR, anche nel sentire comune nei confronti della scuola, non andrebbero disperse, ma anzi bisognerebbe provare a misurarle, a capire l'effettiva sia fattibilità che l'efficacia e provare su questo a costruire, quindi non sparare, ma costruire. Un'ultimissima battuta, però anche da parte di molti insegnanti spesso si sente dire basta, qui dobbiamo uscire dalla vecchia logica sessantottina, dobbiamo uscire dalla vecchia logica di Don Milani in cui tutti i bambini, tutti i ragazzi sono buoni, devono essere promossi. Anzi, di recente anche il ministro stesso ha detto basta, dobbiamo uscire fuori dal mito del 68. Da quello che io capisco, da quello che io ho letto, voi non condividete, insomma, questa posizione di sparare, metaforicamente parlando, ovviamente addosso al 68, addosso a Don Milani o addosso a chi negli anni 70 ha lavorato per costruire riforme importanti dentro la scuola. Cioè, a me sembra che il 68 venga usato come un enorme, enorme alibi da parte di chi, di fronte alle incertezze di prospettive che abbiamo davanti, no? Di un futuro che ci appare estremamente incerto, spaventato, preferisce guardarsi indietro e trovare un colpevole prima, venuto prima, che guardare avanti, rimboccarsi le maniche e appunto concordare, se possibile, nel modo più allargato possibile, una strategia che sarà anche da portare avanti, come dire, giorno per giorno e da aggiustare poi, perché quello che pensiamo oggi magari fra 6 mesi o un anno viene superato, quindi però guardiamo avanti, basta guardare indietro. Mi permetto solo sul tema delle bocciature di dire che anche a livello internazionale, penso ai dati dell'OCSE PISA che sono stati pubblicati un mese fa, anche meno, gli esperti internazionali rilevano che i sistemi scolastici che funzionano meglio sono quelli dove le bocciature sono statisticamente più ridotte. Allora, dire bocciamo di più perché così li mandiamo avanti.
significa confondere il sintomo con la cura, cioè la bocciatura è il sintomo di qualcosa che non ha funzionato, cioè la scuola ti boccia quando ammette che non è riuscita a portarti ai livelli attesi. Allora, interveniamo, se possibile, più che bocciando i ragazzi, che tra l'altro hai provato che le bocciature tendenzialmente non si traducono in un recupero delle competenze, ma piuttosto vanno a incidere sulla dispersione scolastica. Interveniamo sul recupero, cioè monitoriamo gli apprendimenti in tempo reale, no? Come ci dicevamo prima. Cerchiamo di essere tempestivi. Bene, grazie a Gianna Fregonara, grazie a Orsola Riva, sono le autrici di un bel libro, Non sparate sulla scuola, tutto quello che non vi dicono sulla istruzione in Italia, edizioni Solferino. Compratelo, ma soprattutto leggetelo, discutetelo, rifletteteci perché offre molti spunti di lavoro e di riflessione, appunto. Grazie ancora a entrambe.